Peace. Hasta la vista ragazzi, sono sempre io, The Gamer 800. Ragazzi, ci troviamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Xenoverse 2, sempre sulla serie. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo fatto l'ultimo allenamento per Android numero 16, il mio personaggio preferito di Dragon Ball Z, appunto ragazzi, e abbiamo finito appunto tutti gli allenamenti per C16, che era uno dei maestri della DLC, maestri appunto, vi ricordate i 5 maestri ragazzi, che ora l'ultimo non me lo ricordo, ma appunto mi ricordo che c'era Cooler, che non abbiamo ancora finito, Whis, C16, Gon del futuro, e c'era anche un altro personaggio che adesso non ricordo. Comunque erano questi 5 personaggi facenti parte della DLC maestri. Noi abbiamo completato al momento solo uno, solo C16 ragazzi, gli altri andremo a fare successivamente. Allora ragazzi, prima di quell'episodio là, dello scorso episodio, abbiamo iniziato la falla temporale di Majin Buu. Abbiamo fatto il secondo episodio in cui abbiamo dato la seconda volta da mangiare a Majin Buu, ragazzi, ed è nato il secondo figlio di Majin Buu. Adesso ragazzi, noi che facciamo? Andiamo alla falla temporale di Majin Buu, ovviamente, di nuovo. Ho preso già il cibo ragazzi, ho collezionato già un po' di cibo, un po' l'ho comprato, un po' l'ho trovato in giro raccogliendo un po' di roba. E adesso andiamo a darlo a Majin Buu per far nascere ragazzi l'altro figlio, l'altro suo figlio, così poi ragazzi potremo avere l'uovo temporale. Allora raga, come sempre andiamo a casa di Buu, facciamo raggiungi, ok, ci entriamo e ora vi faccio vedere ragazzi i due figli che ho fatto fare a Majin Buu fino ad ora. Allora guardiamo un po', allora qua c'è Majin Buu ragazzi, lì c'è Ikigo rosso, il primo figlio che gli abbiamo fatto fare a Majin Buu, guardate questo qui, si può anche parlare con lui, dare il cibo a lui ragazzi, ma non ci interessa per il momento, perché lui dandoli ai piccoli, diciamo ai figli, abbiamo tipo dei, possiamo avere dei vestiti, altre cose, delle capsule, e non voglio sprecare per il momento. E poi ragazzi abbiamo fatto Niboshi giallo, infatti come potete vedere è veramente giallo ragazzi questo è il secondo. Poi nel due episodi fa ragazzi appunto abbiamo fatto nascere quello lì, Niboshi, e abbiamo dato già metà cibo, diciamo metà barra del cibo a Majin Buu, già l'abbiamo fatta riempire la barra della sazietà, è già a metà, quindi vi faccio vedere adesso cosa succederà. Facciamo parla. Allora raga, dopo che la famiglia è nata decidono loro il nome, anche se Buu voleva scegliere il nome, va bene, ok. Hai portato del cibo, posso mangiarlo? Sì. Allora, raga, come potete vedere, la barra della sazietà è quasi sulla metà, comunque, mi ricordavo male. Vediamo se riusciamo con questi cibi qua a aumentarla tutta e farla finire. Allora, iniziamo con un fungo. Ok, aumentate di poco. Lattuga, due lattughe. Ok, aumentate di parecchio, le lattughe vanno bene anche a lui. Budino, ragazzi, tre budini. Oddio, aumentata un casino. Tre caramelle. Non tanto. Fungo gatto. Quasi quasi, raga, una mela gigante. Un'altra mela gigante, fatto ragazzi, sazietà completa. Wow, grazie, lo mangio subito. Ok, ho mangiato tutto ragazzi, subito. Chomp, burp, Buu è pieno, ora Buu può creare famiglia. Dai, nuova famiglia, Buu! Questa parte mi fa ridere raga ogni volta che la leggo. Ok, quindi fa così. Vedete, fa questa mossa un po' scena, cioè un po' strana, cioè sembra qualcos'altro, sembra stia facendo la cacca ad esempio. Ecco, per magia ragazzi esce il terzo figlio, che poi stranissimo ragazzi, questo sembra un mezzo punk. Si chiama Sanma ed è blu ragazzi, cioè celeste, vabbè, comunque blu. Guahaha, io, il grande Sanma, boom, ci siamo, dove sono i cattivoni? Ed è vestito ragazzi tra l'altro come C18, ha gli stessi vestiti di C18. Cosa stranissima, dei guanti, lo scouter, cioè una cosa incredibile, vabbè. Ok raga, i tre, adesso abbiamo appunto Ikigo rosso, Niboshi giallo e Sanma blu. Ne abbiamo fatti già tre e non è successo nulla. Io direi ragazzi di fare un'altra cosa, facciamo di nuovo parla. Facciamo, allora, vieni dall'universo, chi è la tua famiglia? Sono qui, sei qui per conto tuo? Allora, hai portato del cibo, posso mangiarlo? Sì, raga, gli diamo le altre tre mele giganti, così da aumentare un pochino la sazietà, giusto per... Ok, così sappiamo appunto che gli abbiamo dato tutto quello che abbiamo. Raga, adesso è il momento di uscire dall'abitazione di Majin Buu, dalla casa di Majin Buu, e andare a fare qualche altro allenamento, ora vediamo quale. Vediamo di completare qualche allenamento che abbiamo lasciato in sospeso tanto tempo fa. Allora... Raga, andiamo a Quantum City. E anche oggi, ragazzi, abbiamo fatto appunto un episodio dedicato a Majin Buu, appunto, in cui l'abbiamo dato da mangiare. Allora, raga, io direi di andare. Qui, ad esempio, abbiamo dei maestri che non abbiamo ancora fatto. L'ultimo che abbiamo fatto è stato C16. E la volta prima ancora, cioè due episodi fa, abbiamo completato
Tarles, abbiamo fatto tutti e quattro gli allenamenti in una volta. Raga, qua abbiamo Hit, ma vorrei aspettare sinceramente a fare Hit. Vorrei togliermi qualcuno di più scocciante davanti. Facciamo raccogli qua. Capsula energetica, no? Non mi hanno dato niente di che. Comunque, raga, andiamo qui a Yamcha. Sì, Yamco, Yamcha. Allora, andiamo a parlare con lui e facciamo gli ultimi allenamenti. Allora, parla. Combattere con queste cose anche se soltanto un allenamento. Ah, oh, ehi, salve, sei in anticipo. Ah, sappi che non ci sono alternative, ci daremo da fare. Tutto questo ti aiuterà a diventare più forte. Oggi ti insegnerò l'affondo colpo dell'aura, un bel pugno carico d'aura indirizzato dritto in faccia all'avversario. Ok. In questa lezione userai la mossa per respingere un avversario che ti ha messo con le spalle al muro. Ci sei? Ti avviso, non sarà facile. Ok. Non abbassare mai la guardia, non farlo mai, 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 mai. Ok. L'ha detto quattro volte. Vabbè, raga, allora, posso aiutarti con qualcosa in particolare? Addestrami, ovviamente. Bene, cominciamo l'allenamento. Imparare nuove mosse è importante, ma non devi trascurare quelle che conosci già. Ok, raga, avevamo fatto il test ingresso, avevamo preso Z. La lezione 1, avevamo preso Artiglio del Lupo, Finta Morte al primo, Affondo Colpo dell'Aura. Questo è il terzo, e magari ci finiamo Yamko, ragazzi, per oggi. E così da togliercelo davanti e passare magari a qualche altro allenamento, con qualche altro... qualche altro maestro, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Allora, lezione 2. Completa la lezione dell'istruttore. Abbiamo i Saibami, ragazzi. Allora, esegue un attacco in mischia caricato sull'avversario, annientando i deboli colpi dell'aura sulla traiettoria. Anche se è un attacco caricato, la sua potenza aumenta con i punti nei super colpi dell'aura. Chiudi. Allora, andiamo un po' a sconfiggere questi qui. E facciamo affondo colpo dell'aura. E non ha funzionato, ovviamente. Ah, l'abbiamo distrutto solo così, ragazzi, in questa maniera. Carichiamo un po' l'energia. Ok, distrutto anche lui, ragazzi. Ne arrivano degli altri. Ovviamente, ne dovevano arrivare degli altri. Carichiamoci velocemente l'aura, ragazzi. Così possiamo farlo più di una volta. Ne dobbiamo uccidere 8 addirittura. Ok, distrutto uno. Andiamo un altro, ragazzi, usando proprio la mossa di Yamcha, quello che dovremmo imparare adesso. Allora, proviamo a questo qui, perfetto. Andiamo a utilizzare, raga, un po' la mossa, un po' li uccidiamo in un'altra maniera. Ok, distrutto anche questo, raga, con una sola mossa. Vedete, bisogna usare per forza la mossa. Vedete, qui in questo caso, ragazzi, se non utilizziamo la mossa, non la mostra, non lo possiamo uccidere. Ok. Oh, che palle, mamma mia, raga. Allontaniamoci, ecco, ci vuole fare un attacco speciale. Questo mi sa che è l'ultimo. Che palle, raga, non lo prende. Se non vai vicino, non lo fai precisamente. Per quello io utilizzo sempre le stesse mosse, più o meno, perché so che almeno vanno a segno. Oh, distrutto anche lui. Ci ricarichiamo intanto. Tra l'altro Yamcha sta vedendo lì, raga, guardate. Sta vedendo tutta la scena. Noi ci ricarichiamo intanto. Ok. Ok, distrutto anche lui. Un altro. No. Ok, distrutto anche lui. Ci ricarichiamo di nuovo, ragazzi. L'ultimo adesso. Ok. Ok, distrutto anche lui. Conclusione, ragazzi. Ce l'hai fatta. Ok. Benissimo, ce l'abbiamo fatta, raga. Grado Z, benissimo. Siamo andati bene. Affondo colpo dell'aura. Ok, benissimo. Raga, stiamo andando davvero alla grande. Lo so che questi sono allenamenti, ragazzi, che dovevamo fare tanto tempo fa, ma io a volte dei maestri me ne scordo. Dei maestri che abbiamo lasciato in sospeso. Quindi mi tocca finirli adesso. Perché non è che posso portare un episodio misero misero, cioè in cui non faccio vedere nulla. Allora, vi faccio vedere un po' di cose. Allora, è disponibile un nuovo evento insegnante. Vabbè, dopo vediamo. Allora, bene, ce l'abbiamo fatta. Ah, sono decisamente più in gamba di prima ora. Ah, UAM. Cioè, parole strane che non si capisce. Congratulazioni. Hai appreso a fondo colpo dell'aura. Anche se questa tecnica è un tipo di colpo dell'aura, si può usare anche nel combattimento ravvicinato. Sono sicuro che un giorno ti salverà la vita, devi solo capire quando puoi usarla al meglio. Ah, grazie per oggi. Mi sembra di essermi tolto un peso dallo stomaco.
Raga, dobbiamo farne un'altra, credo. Questa forse sarà l'ultima. Allora, facciamo parla. Ora sei molto più forte rispetto a quando ci siamo incontrati la prima volta. Come tuo insegnante sono fiero di te. Forse potresti essere in grado di usare la mia tecnica più potente, la sfera dell'anima. Sì, questa effettivamente, ragazzi, la sfera dell'anima è la sua mossa finale, sì, me lo ricordo. Se riuscirai a padroneggiarla, sarei un combattente perfetto, impegnati al massimo. Posso aiutarti con qualcosa in particolare? Addestrami, sì. Vabbè, bene, cominciamo un allenamento, imparare nuove mosse è importante, ma non devi trascurare quelle che conosci già. Ok, va bene, ok, perfetto. Raga, lezione 3 dovrebbe essere l'ultima, di solito è così. Sfera dell'anima, 400 zeni, 4 stelle di difficoltà. Andiamo. Di solito, alla lezione 3, di solito, ragazzi, massimo lezione 4, si concludono tutti gli allenamenti. E noi, piano piano, ragazzi, li stiamo finendo tutti. Solo che stiamo sbagliando, cioè sto sbagliando a finire prima quelli più forti, poi quelli più deboli, vabbè. Allora, completa la lezione dell'istruttore, lo sappiamo. Lancio un colpo dell'aura di cui puoi cambiare la traiettoria premendo di nuovo il comando dopo averlo lanciato. Puoi cambiare la traiettoria più volte se lo coordini con un passo dell'avversario. È più facile collegare i due attacchi. Allora, vediamo un po'. E che cavolo! Sfera dell'anima, raga, guardiamo. Non è andata a segno. Ricarichiamoci velocemente, raga. Proviamo a vedere se funziona. Sì, mamma mia, raga, l'abbiamo già ucciso. Conclusione. Ce l'hai fatta, ok? Molto bene, brucia, ammetterlo, ma hai vinto tu. Ora puoi combattere da solo. Ho imparato molto facendoti da maestro. Dobbiamo continuare ad allenarci insieme. Quindi anche Yamko è soddisfatto di noi. Grado Z. Ok, ragazzi, sfera dell'anima ce l'ha data e quindi mi sa che qua scatterà l'addio. Scapperà l'addio, nel senso che non faremo più allenamenti con lui. Mi sa che finiranno adesso. Di solito almeno, ragazzi, è così. Vediamo un po'. Che ci dice? Che ci dice? Allora, ai ai ai, sei decisamente più forte. Ah, guarda, sei incredibile. Sai usare alla perfezione la sfera dell'anima. Ormai non ho più nulla da insegnarti. Non hai ancora completato l'allenamento, però, vero? Chissà, forse diventerai persino più forte di me. Però sappi una cosa, per quanto tu possa diventare forte, io sarò sempre pronto ad aiutarti. Ok. Se sarai nei guai, vieni pure da me. Ok, raga, effettivamente, guardate, è sparita la notifica che ci dice che lui, appunto, è maestro e c'ha da insegnarci qualcosa. E quindi anche con lui, ragazzi, abbiamo finito. Vedete, non c'è più nulla. L'altra cosa che potremmo fare, ragazzi, visto che di solito facciamo due o tre allenamenti, è andare da Junior, da piccolo. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare con lui. Allora, facciamo parla. La tua prima prova mi darà un'idea generale della tua forza. Non te la cavi male nei combattimenti testa a testa, ma riesci ad affrontare avversari multipli? Imparerai una tecnica che ti permetterà di gestire più nemici in contemporanea. Ma ora basta parlare, scoprirai il resto allenandoti. Allora, per quale motivo sei qui? Addestrami. Quale allenamento vuoi affrontare? Raga, che cosa avevamo fatto? Solo test ingresso. Dovremmo fare lezione 1. Onda super esplosiva, e dai, facciamola adesso e iniziamo a togliercela davanti. Tanto io le mosse di Union, raga, non credo che le userò mai perché non mi attraggono, sinceramente. Quindi pensiamo più ad altro. Allora, lezione 1, completa la lezione dell'istruttore. Ok, crea un'esplosione dell'aura che scali in aria i nemici nelle vicinanze. Ok, c'è un altro piccolo lì. Allora, ok, fatta, ha funzionato, ragazzi, credo. No, non posso usarla. Forse ce ne vuole di più? Devo ricaricarla tutta? Vediamo. Super esplosione, mamma mia, raga, funziona alla perfezione. Ok, quindi dobbiamo solo batterle adesso. Che palle. Ok. No, non possiamo usarla. Forse c'è un tempo per l'utilizzo di questa mossa. Ok, questa da tanto che non l'utilizzavo. Ok, raga, conclusione.
A quanto pare le basi necessarie per oggi può bastare, ok. Allora, grado S, vabbè, ok. Onda super esplosiva, ce l'hanno data, ragazzi, ok. Perfetto. Quindi per oggi, raga, credo di fermarmi qui. Non voglio andare a fare ulteriori allenamenti, li faremo nel prossimo episodio. Ok, Yamcha offre una lezione speciale di stato turistico, non me ne può fregare di meno, ok. Allora, è disponibile un nuovo evento insegnante, controlla Macro con R2, vabbè. Bene, ha preso la mia onda super esplosiva. Questa tecnica non punta sulla forza offensiva, ma è più indicata a schivare i potenti attacchi dei nemici. Per usare efficacemente tecniche evasive come l'onda super esplosiva che abbiamo appena imparato, ragazzi, ci vuole l'abilità. Devi mantenere la calma di fronte all'attacco letale del nemico e sincronizzare perfettamente il contrattacco. Se ti lasci frenare dalla paura e non usi la testa, non durerai a lungo sul campo. Quindi ascoltami, esercitati in questa tecnica il più possibile, fai esperienza, ti servirà. Ok, raga, niente, gli allenamenti con lui ci sono da fare ancora, ma dobbiamo assolutamente aspettare. Quindi, ragazzi, niente, abbiamo fatto appunto nascere un terzo figlio a Majin Buu, che questa cosa che stiamo facendo, ragazzi, ovviamente fa parte della serie ed è importante per avere l'uovo temporale. Mi sa che noi dobbiamo arrivare a 6 figli per avere l'uovo temporale, se non mi sbaglio, eh. Quindi, ragazzi, niente. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete, ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!